Questa è una piscina piena di slime e oggi ragazzi dovete passarci tutta la giornata, a meno che i vostri compagni di squadra non riescano a liberarvi prima. Posso avere Refe come compagno? Certo che sì, vai da prova. Ma non esiti, tanto vinciamo noi. Raga, le regole sono semplicissime: ogni volta che uno di voi vincerà, diciamo la squadra vincerà una challenge, avrà un bonus, mentre invece chi la perde dovrà andare sempre piano piano su dentro lo slime. Io voglio far vedere una cosa, no? Perché se può sembrare... Che schifo. Posso sapere quali sono i bonus? No, dopo li scoprirai proprio avanti, con calma. Ad esempio, a te ti viene un po' sete magari stando sul console, no? Sincero. E infatti non beccherai l'acqua, perfettamente. Allora, tu sei un gran stronzo, sei un gran stronzo. Io cos'è che ci guadagno nel far uscire voi? Cioè, a me che mi interessa. Vabbè, che tuo amico, poverino, devi vincere la sfida per la gloria eterna. No, vabbè, per dire, certo. Vabbè, ragazzi, passiamo immediatamente alla prima challenge. Comunque, raga, io mi sono scelto subito Refe perché per me vince tutte le sfide e non sto scherzando. A me è capitato Conti, ma comunque Conti è un mio amico. Sono contento di avere Conti e spero solo di uscire. No! Raga, sembra letteralmente un virus. Guardate quanto è strano. Mi è proprio ricordato un virus sta roba qua. Guarda il mio. Ve lo giuro ragazzi, fa troppo schifo sta roba. Oh, scusatemi raga, ho il raffreddore. Allora ragazzi, la prima challenge semplicissima. Come vedete qua intorno abbiamo messo dei cinesini che vanno a disegnare un percorso. E ragazzini, devo fare un po' di tipo per il vostro compagno, perché il primo che arriva in quei due cinesini là andrà a far vincere la sua squadra. Vai, Refe, let's go! No, devi passare all'esterno. Non volevo farti vincere, ma vabbè. Ok? Vabbè, Refe cattivo, non puoi perdere. 3, 2, 1, via! Vai, vai, Refe! Vai, vai, Fernando! Devi passare all'esterno, Vai, vincere. Ok, allora voglio sapere una cosa. Innanzitutto Pua in dentro con le ginocchia. Pua no? Dentro. Va bene, quindi col culo. Dai. Ti piace, eh? No, con le ginocchia. Con le ginocchia. Con le ginocchia. Devi metterti giù in ginocchia. Oh, vai. Che schifo. Guagnam. Conti, per favore, Conti. Vabbè, dai. Era la prima, però tranquillo. Invece per Ferro c'è un bonus. Ok. Il bonus, se lo vuoi, è un cappellino per il sole. Più che volentieri. Grazie, più che volentieri. Ah, bisogna perdere. Lo vado a prendere il cappello, era quello. Dov'è il cappello? Inseriscimelo bene. Let's go! Ragazzi, però adesso è il momento della seconda challenge. Perché fai proprio tipo il 30? Perché cazzo sì, amico. Woo! Ragazzi, la prossima challenge è semplicissima. Là in porta c'è una ciambella. Bisogna riuscire a centrare il buco. Facilissimo. Il primo che lo fa vince. Ma con le mani? Con i piedi. No. E dovremo tirare con davanti Pua, perché Pua è in mezzo. Pronto? Pua, scusa. Ma te la vinco easy, però guarda. Che non mi piace la faccia a me. Vai Conti. Oddio. Conti, ti prego. Io mi preoccuperei più per le vostre teste. Pua, sei in una posizione fantastica, posso dire. Piano Conti, piano. Oh, ragazzi, ha preso il buco, ha preso il buco. Ho sentito l'arietta e letteralmente che mi sorpassava tutta la schiena. Allora io direi due tiri a testa di fila e poi basta. Ok, questa ferro però io non posso deludere. Ragazzi, è difficile, non giuro, però. Spero di perdonarmi. Dai, Conti, è il tuo momento. Dai, Conti, c'è quadrata per 4, per 7, per favore, concentratissimo. L'ho presa tutto sulla schiena. Bella. Ragazzi, questa sfida qua è la più difficile secondo me. Cioè, ma adesso la chiudo io, non vi preoccupate. Lato! Flash! No! Che schifo! Ma proprio qui! Vabbè, dammi l'altra palla. Usa quella. Raga, non riesco a prenderla. Ragazzi, nuovo round da lì, abbiamo capito che abbiamo i piedi quadrati, si fa da qua. No, io ce l'ho normale. E c'è, al primo. Conti, puoi riprovare anche se te. Se fai anche tu, sei in pareggio. Se no no. Dai, Conti, per favore, Conti. 3, dai, Conti, 2, 1. Quack. Bravo, Conti, bravo, bravo. Vai, Conti, dai, è il tuo momento. Si continua e si procede, signori. Lo faranno ancora i nostri guerrieri al primo colpo? Scopriamolo. Io me lo sento, ce l'hai. Ok, vai. È entrato da dietro. Non vale. Vale assolutamente. Non vale. Da dietro, ma quanto vai? Assolutamente. No, non vale. Vai, Conti, segni. Va bene, segni. Segna. Così ti porto fuori, sì. Curacciami ancora. Brava. Per favore, Conti. Okay. Godo! Oh, Conti, guarda che se non segni ti arriva questa qua in bocca, eh. Non so se ti conviene. Let's go! E Refe il primo, ok? Se Conti non lo fa abbiamo vinto, eh. Come prossimo bonus devo per forza chiedere una maglia perché ho la schiena bruciata. Oh, scusa.
Chi non risica non rosica, voglio una maglia! Tu vuoi prendere la maglia che c'è la dietro nera? E nel frattempo, signor Puma, devi entrare letteralmente col culetto. Col culo! Sì, dai, ovviamente gambe sdraiate. Mamma, che bello! Guarda che schifo! C'è tutta la schiena! Dai, la schiena! Ovviamente, culo, ragazzi, il prossimo passo, se non dovessi tornare al round prima. Dicevo, il prossimo round sarebbe quello di immergere anche la pancia. Sarebbe molto simpatico. Ragazzi, c'è un problema. C'ho tutto il pisello pieno nel dislike. Pieno. Cioè, praticamente se uno... Ma perché ce l'hai? Oddio! Ti ricordi ieri sera? No, sto scherzando. Ma comunque, ragazzi, Fredo, tu come stai andando? Bene. In realtà, purtroppo, sto piano entrando nello slime qua, perché sta piscina non regge più tanto. Tu ho appena messo molto peggio. Ecco, direi che non ci lamentiamo, visto che tu compagno di squadra sta vincendo tutto. Anzi, grazie. Cazzo, complimenti, bro. Ragazzi, voi ovviamente lasciate un bel like e vi iscrivete al canale, ovviamente attivate la campanella, eccetera. E sottolineiamo una cosa: questo video non è stato preso dai The Borderline, ma da Mr. Beast. Volevamo sottolinearlo perché tutti i commenti diciate: Prima che voi diciate, si parla così in italiano. Pirla. Detto questo, prossima sfida, questa volta però in piscina. Ragazzi, prossima sfida molto semplice. Bisogna picchiarsi in acqua. Vieni qua, Conte, vieni qua. No. Io sto qua da solo. No, non funziona. Però picchiati un po' fuori. Vieni qua da Conte. Merda, madonna mia. Madonna mia, sono cercando di prendere. Slido. Vieni qua, Slido. Aspetta, Conte. Slido. Vieni qua. Vai, per favore, mi sto cagando addosso. Aia. Porco. Maniaco. Vieni qua, stronzetto! Non farlo scappare! La puttana! Vieni qua! Se prendo la palla, mamma mia, te la tiro nel culo! Occhio neve! Occhio di cazzo! Caduto neve! Ho vinto! La tua scopa un piede, puttana! Ha vinto Conti, raga! Ha vinto Conti! Ha perso la pollo, neve! L'hai perso la pollo! Oh. Avrò pur perso la battaglia, ma non la guerra, zio porco! Tocca a me entrare, quindi, giusto? Già. Bravo, Conti, bravo, vorrei battere tu! Cerco, ma non ti conviene. Posso dire una piccola cosa? Fa schifo, è super scivolosa e soprattutto è ghiacciata l'acqua. Scusami, Ferro. Non succederà più. Non fa nulla, tranquillo. Anche perché, ragazzi, la prossima sfida è molto più semplice. Porta a porta a calcio. Con noi in mezzo? Eh sì. No way, ok. Sì, tagliere qualcuno. Io ti giuro che metto questa brutta fascia qua dentro. Devi non fare nulla, ok? Non fare nulla. E tu, ascoltami bene. Lo vedete questa bagna di spaghetti? Devi aiutarmi, ok? Sporco. Ok. Quando vuoi, baby. Quando vuoi. Uno a zero. No, ragazzi. 1-0. Spero che si sia visto. Ha fatto tutto. Vabbè. Dai, Conti. Vieni. Ma porca troia. È un assassino. Vieni. Oh, cosa stai facendo? Perché stai facendo col piede? Ah! Bene. Conti. Vasella, pronto. Bravo. Sì, let's go. Il gol con la mano comunque non vale. 1-0. Si parte, se ne vedrà, Ce l'hai? No. Vai da destra. Aspetta. Non serve, Ferro. Ce l'hai, lo vedi? Dai. Sì, no. Per favore, Conte. Per favore, Conte. Che? Dai. Che cosa tu? Che pippa, ragazzi. Occhio, se vuoi provare a tirare. No. Sì. No. No! La Paraslide l'ha aiutato, raga! No, quasi, Conte! No, in casa, la Paraslide in casa! Oh, bene, cazzo di... Bravo! Dai, Conti, però, Conti! Sì, beh! Vai! E c'è! Gol! 2-0! Buono, ragazzi, ho vinto! Quasi! Ah, già! Oh, dai! Sì! Bravo, Conti, va bene! Va bene perché sta perdendo, però. Guarda. Vedi quanto che mi lavo? 2 mesi e mezzo. Ma tu pronti? Scusami, a me tu. Mamma mia, ma qua è un po' di gas. Tu boh. Poi voglio far notare una cosa. Tiro lo slime per provare a beccare. Devo tirarlo là in alto, guardate. No, ok, scherzo, ho sbagliato. Ragazzi, 3-0 la va a vincere, Poa! È il momento di sdraiarsi, mi sa, eh. Ma come, schiena? Sì. Sai quanto sarai mai nelle palle adesso? Io ce l'ho dentro il culo, non sto scherzando. Cioè, io se cago, dopo cago verde. Vai, dentro.
Dai, va bene, no, fermo, non fa niente. Dai, raga, che sto entrando, piano. Raga, voi mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è una roba del genere. Non so se la farò mai più. Che schifo. Sembra un trattamento ai all'erba. Ma un po' nelle treccine vogliamo metterle. No, treccine no, raga, treccine no. Ragazzi, direi che si è riempito fin troppo. Ora, ragazzi, direi che però è il momento dell'ultima challenge. Scusa. Andiamo a prendere i guantoni da box, per favore. Ragazzi, ultima challenge. Dato che non abbiamo i guantoni, faremo a prese. Allora, il primo che butta a terra l'altro per tre volte vince. Ok, mi piace. Tre. Ah, mi raccomando, senza farsi male. Bello questo. Senza, comunque, senza... preciso, ci scivola tantissimo. Esatto, cioè, senza. Quindi in realtà non è troppo forte, cioè, a culo. Vai, Refer! Vieni qua! Bravi, bella stanchiante. Stanchi entrambi, 1-0 per Conti, ci segue. Abbiamo a destra un sumo slimer, mentre dall'altra un biondo cattivo e super forte. Attenzione, perché rischia la scivolata, ma non tocca col culo. Dai, è ancora buono, è ancora valido il round. Conti che sei bravo, è quanto che sei bravo. Conti lo giampa, però quando scivola su lui, scivolato. Bagnato. Attenzione. Conti è bravissimo a rimanere in piedi. Attenzione. Ragazzi, quasi iniziata sulla stanchetta, eh. I giocatori vanno sulla stanchetta. Conti e Remo sono stanchissimi. Bravi, raga, bravi, dai. Facciamo che le faccio questo, ho vinto io. Dai, va bene, si arriva al meglio dei tre. Vuol dire che se vince Refe si va in finale. Se vince Conti è molto Conti, eh. Bella la sfida, bella. Entrambi molto stanchi. Dai, Conti. Dai, Conti. Dai, Conti, il tuo momento. Il tuo momento di brillare tra le stelle del firmamento. Se no, ragazzi. L'ha toccato, no, culo. Refe. Allora. No, culo. No, allora, non l'ha toccato, però tipo è andato da 2 centimetri. Ok. E mi sei troppo bravo. Anche tu. Non ce la faccio. Oddio, si sta incazzando di più! Vai, Refe! Per favore! Ultimo sforzo! Vai, aia! Porco due! Cosa? Non lo so, ragazzi, vi giuro! Non lo so! Che puttana! Ragazzi! Mi sa che dobbiamo stare un attimo dietro Conti. Il round può finire qua, il video può finire qua. Iscrivetevi, droppate un like. Noi adesso poi ci dobbiamo immergere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, non fatelo a casa, mi raccomando.